Ciao a tutti carissimi amici smart, ben ritrovati sul mio canale, io sono Simone e oggi vi voglio presentare un'app, naturalmente gratuita, con cui è possibile creare degli avatar da condividere sui vostri social network preferiti o magari per tenerli solamente nella memoria del telefono. Allora, l'app si chiama... non ve lo dico come si chiama, dopo la sigla, ciao! Come vi avevo accennato in precedenza, questa app si chiama Bitmoji ed è possibile scaricarla gratuitamente sia per Android che per iOS. Serve per creare degli avatar. Che noi, se vogliamo, condividere nei nostri social network preferiti o semplicemente tenerli nella memoria del telefono. Utilizzare questa app è veramente molto semplice. Una volta scaricata, che ci appare questo link, si apre così perché io ho già installata, però a voi vi si aprirà una schermata del genere, premete qui e ci darà la possibilità di fare la foto. Una volta premuta questa icona della fotocamera ci possiamo fare un selfie. L'applicazione crea il nostro avatar. C'è da aggiungere che da pochi giorni si è attualizzata e oltre alla possibilità di avere questo avatar che si avvicina tantissimo alla realtà della foto, c'è anche la possibilità di averlo una versione un pochino più, diciamo, più cartone animato, e adesso lo andiamo a vedere. Prima di entrare nelle funzioni di questa app, vi voglio far vedere dove è possibile cambiare il tipo di avatar. Noi chiudiamo, ok, andiamo qui sulle tre lineette, le classiche tre lineette in alto a destra, e dobbiamo andare su, io ce l'ho in spagnolo, scusatemi, però dobbiamo andare sulle impostazioni e cambiare stile di avatar. Ok, allora questa è la nuova Bitmoji Deluxe che da poco si è attualizzato, però come vedete abbiamo anche una versione Bitstrips che sembra un po' pazzo, diciamo, un po' cartone animato, e poi anche la Bitmoji Classic che fino a pochi giorni fa c'era solamente. Però io preferisco, questo è sempre veramente troppo pazzo, io preferisco questa Deluxe che rispecchia molto di più ai miei gusti. Quindi torniamo indietro. Una volta installata, quindi, che facciamo la foto che ci crea il nostro viso di avatar, possiamo scegliere se non ci piace il tipo di pettinatura. Ok, vedete che ce ne sono veramente a decine di pettinature, ma comunque è sempre perfetta al 100%, ma noi magari vogliamo metterci dei capelli un po' esagerati, non è il mio caso, e quindi possiamo scegliere quello che vogliamo. Una volta che scegliamo il tipo di capelli, o comunque se ci lasciamo quello diciamo che abbiamo noi, possiamo scegliere anche il colore del capello, il colore dei capelli. Vedete? Ce ne sono veramente a decina. Mettiamoci questo capello verde fluorescente, ci capirà anche il colore delle ciglia, delle sopracciglia, e addirittura possiamo anche fare il trattamento dei capelli, ma giustamente dipende dal tipo di capigliatura. Vediamo se scegliamo una capigliatura normale, se ci fa fare anche il trattamento. Sì, vedi, ci fa fare anche il trattamento. Scegliamo questo, vedete, sono dei riflessi. Comunque magari alle donne o alle ragazze piacerà di più. Ok, sempre in questa impostazioni principali possiamo andare a vedere il colore della pelle. Possiamo cambiare il colore della pelle, vedete, qualsiasi colore noi vogliamo inserire. Comunque, se vogliamo cambiare, magari ci abbronziamo e vogliamo cambiare il colore, benissimo, possiamo cambiare il tipo di barba, barba e baffi che noi vogliamo che ci rappresenti, diciamo la forma degli occhi, vedete la forma degli occhi, le ciglia, tipo di ciglia, e la grandezza degli occhi addirittura. Io lo voglio, comunque voglio lasciare originale, voglio lasciare come il mio viso, mi piace così. E ok, allora qui, tornando indietro, qui allora possiamo andare a cambiare altre impostazioni in alto, dove c'è la maglietta,
Beh, giustamente dove c'è la maglietta si possono cambiare dei vestiti. Qui in basso abbiamo possibilità di cambiarci, diciamo, le rughe che ci abbiamo nel viso. Possiamo cambiare le rughe che ci abbiamo sulla fronte e le classiche borse sott'occhi. Ok, tornando un po' indietro, scusate, sono tornato troppo indietro. Benissimo. Possiamo anche truccarci gli occhi. Possiamo truccarci gli occhi se vogliamo. Benissimo. Truccarci gli occhi, cambiarci un accessorio sui capelli. Sentiamo freddo e ci mettiamo un cappellino. Vedete, ce ne sono veramente a decina anche di cappellini differenti, anche di tutte le altre, magari, credi religiosi o gusti. Vedete, ce ne sono veramente a decine. Cioè, questi dei cowboy, questi ci piacciono. Ci sono le cornette, le corna, questo è un po' femminile, c'è Babbo Natale, il casco, ce ne sono veramente tanti. Andiamo sull'omino e si può cambiare la corporatura fisica del nostro avatar. Magra, super magra, normale, poco obeso e super obeso. Io metto un po' obeso perché sono un po' obeso. Ok, e poi andiamo, qui prendiamo la camicetta e andiamo a cambiare addirittura il vestito. Ci sono degli stili già completi che ci possono piacere. C'è NHL, ok, tutta della Liga NHL. Americano, Brimoji, che diciamo che sono le versioni invernali per il freddo. Vedete, Nike, versioni Nike, ci abbiamo le tute e vedete, ci cambia la tuta, l'abbigliamento, anche lo sfondo, qualsiasi cosa, vedete, ce ne sono tantissime. C'è anche Adidas, così, vedete, mi piace tanto questa dell'Adidas. Poi c'è Bitmoji Harvest, diciamo per l'università, universitari, NBA, le maggiori squadre NBA, Chicago Bulls, ok, adesso ci sono anche Los Angeles Lakers, ma questi non sono i Lakers, vedete che piace il colore, giallo e blu, questi non sono i Lakers, ecco qui, giallo e viola, scusatemi, questi sono i Lakers, che mi piacciono abbastanza. Ok, continuiamo, andiamo in basso, c'è anche la NFL se vi piace il football americano. Andiamo, Bitmoji casual, naturalmente sono dei vestiti casual. E andiamo avanti, cioè andiamo in basso. E active, sono, diciamo che sono quelli che si usano per fare l'attività fisica, basiche Bitmoji, quindi vestiti base e così via. Vedete? Ci sono anche Black Label, quindi la marca di vestiti di Bitmoji Tees, ce ne sono veramente a decine. Work It, quindi anche i lavori, qui c'è il poliziotto, addirittura c'è il vigile del fuoco. Ok, c'è il vigile del fuoco, Bitmoji Sun, nella versione estiva, un poco così mi piace, un po' estivo, così mi piace veramente. Comunque sono anche i costumi Forever Young, quindi Forever 21, ovviamente Steve Madden, il baseball americano, mi vengono adesso il nome, e ce ne sono veramente tanti. Quando abbiamo deciso che è quello che ci piace, ok, andiamo qui e salviamo il nostro avatar. Se ci piace, salviamo il nostro avatar. Ok, una volta salvato il nostro avatar, ci tornerà in questa. Una volta tornato su questa pagina principale, è possibile scegliere gli avatar. Non so perché, comunque, potrebbe essere un bug dell'applicazione. Scegliendo la maggior parte di queste scorciatoie, purtroppo non funziona. E tolsi, però se mettiamo thanks, vede, non si apre niente, però se mettiamo lol, vedete, si aprono tutte le avatar con lol. Però se vogliamo fare una cosa giusta, andiamo sulla stellina e ci danno quelle più popolari. Ok, vedete, tutte le azioni, gli avatar popolari che sono state più usate in questo momento, ci sono con i saluti.
ce ne sono veramente di molte carine. Questa per esempio a me piace, è molto carina. E poi c'è per, ci sono per gli innamorati, questi sono per le sensazioni felici, positive, quindi questi per chi è, sta arrabbiato e vuole dimostrare la sua arrabbiatura, e questo per le feste. Per le feste o attività sportive, che in questo periodo ci sono le Olimpiadi invernali, quindi vedete ci sono anche degli avatar con le Olimpiadi invernali. Se noi vogliamo condividere un Bitmoji, la cosa è molto molto semplice. Basta premere una e vedete che in basso si attivano tutte le app con cui è possibile, app e programmi, app, social e non solo, dove noi possiamo condividere, vedete ce ne sono tutte praticamente, ce ne sono veramente veramente a decina. Possiamo anche condividere direttamente l'avatar nei nostri social network. Per esempio, facciamo un esempio, andiamo in un classico WhatsApp, apriamo la tastiera e qui in basso, dove c'è l'icona dello smile, vediamo, teniamo premuto, andiamo sullo smile e si aprono i Bitmoji, vedete? Tutti quelli che noi vogliamo condividere. Per esempio triste, vedete, si aprono quelli tristi, lol, sì, e comunque sono tutti, basta premere e ci sarà condivisa l'avatar. Se a noi non piace più questo tipo di avatar e non vogliamo stare a cambiare tutte le impostazioni, basta andare qui in alto a destra questi tre pallini e andiamo su impostazioni e ristabilire l'avatar, cioè azzerare, facciamo così, diamo l'ok, l'avatar ritorna a zero, quindi dobbiamo rifare tutto da capo. Se avete dei problemi con la tastiera e non riuscite a condividere direttamente dalla tastiera di Google, del Gboard, andiamo qui in queste tre lineette e c'è la sezione configurazione di Gboard, che è la tastiera di Google, e non è altro, ci spiega come fare, che è veramente veramente molto facile. Basta toccare il bottone di emoji, quello che vi ho fatto vedere, toccate l'icona Bitmoji e leggere e scegliere un Bitmoji. Veramente molto molto semplice, molto più semplice a fare che a dire. Vedete, comunque qui ci apre anche, vedete, ci fa un esempio. Allora noi tocchiamo questo, ok, questo centrale è il bottone di emoji, si aprono gli emoji, vedete, tocchiamo l'icona Bitmoji, che è questa che è già evidenziata, e scegliamo il nostro avatar. Tutto pronto, veramente 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 molto molto facile. E in conclusione, cosa possiamo dire? Che è un'app che io consiglio al 100% se vogliamo divertirci e ci piace mandare gli smile o addirittura dei meme. Con questo abbiamo dei meme personali e noi possiamo mettere il nostro viso per tutte le azioni che vogliamo fare. Quindi alla fine, ciao a tutti, vi ringrazio, se vi è piaciuto il video un bel like, naturalmente iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao ciao.